28 maggio 1944 nasce a Brooklyn, New York, Rudolf Giuliani. Nei suoi due mandati da sindaco di New York City, fra il 1994 e il 2002, si dedica a risanare le finanze della città e a combattere la criminalità, adottando una politica di tolleranza zero anche nella repressione delle infrazioni minori. Dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001 al World Trade Center, l'impegno e la dedizione con cui gestisce la crisi più grave che la città abbia mai affrontato gli valgono l'apprezzamento di tutti. La sua rinnovata popolarità non è però sufficiente a garantirgli il successo nelle primarie repubblicane per le presidenziali del 2008, da cui si ritira già in gennaio. Che rapporto c'è tra Cosa Nostra e la mafia siciliana? La mafia siciliana è costituita fondamentalmente da un gruppo che opera avendo in Sicilia il proprio quartier generale, anche se ha organizzazioni attive in molti paesi come il Brasile, gli Stati Uniti e Sud America. La versione americana della mafia siciliana, o Cosa Nostra, è un gruppo diverso formato da persone le cui origini non si possono far risalire alla mafia siciliana, ma a diversi altri gruppi che si sono costituiti per la maggior parte negli anni 30, organizzandosi in 24 famiglie sparse in tutti gli Stati Uniti. Cinque di queste si trovano a New York City, che probabilmente rappresenta il cuore della criminalità organizzata. I rapporti che hanno con la mafia siciliana li definirei rapporti d'affari. Esistono affari illegali che hanno portato avanti congiuntamente. Oggi l'importazione di droga è forse il più importante, il più sostanziale e quello sul quale siamo maggiormente informati.